Buongiorno a tutti, sapete cosa sono questi? Sono i materassini delle cuccette di una stalla in cui dopo 10-12 anni si è deciso di smontarli completamente a causa delle tarsiti che venivano alle gambe degli animali. Quindi vi faccio ora vedere come è stata trasformata la stalla. In questa stalla c'erano i materassini, erano posizionati qua in cuccetta. Adesso in cuccetta è stato aggiunto un travetto di legno, qua, in modo tale da creare una piccola buca di 5-10 cm e nella buca così creata è stata messa paglia in modo da formare del materiale da lettiera più comodo e confortevole per gli animali. Ci sono tanti sistemi per riempire le cuccette così create, vedremo nei prossimi mesi se gli animali gradiscono più questo tipo di cuccetta rispetto al materassino. Per facilitare il riempimento delle cuccette è stato acquistato in questa stalla questo mezzo meccanico multivalente che ha una pala per poter raccogliere il materiale di lettiera e un'uscita laterale meccanica per poter riempire le cuccette comodamente con l'ausilio di un solo operatore. Questo è all'interno della pala, voi vedete dei denti che tritano la paglia con dei coltelli e poi c'è un'uscita laterale con un nastro trasportatore che permette di riempire le cuccette. Quindi se avrete dei problemi di tarsiti gravi nella vostra stalla, cioè infezioni del garretto, è una bella cosa pensare alla variazione dell'housing di cuccetta. Ora vediamo lo scarico in cuccetta tramite il mezzo meccanico. Vedete che ci permette di riempire le cuccette passando dalla corsia di servizio. Quindi il materiale di lettiera deve essere abbondante in modo tale da permettere un ottimale cow comfort, pulizia della mammella. Quindi superficie asciutta e morbida. Vi ricordo che per giudicare se la cuccetta è comoda dovete valutare quanti sono gli animali in cuccetta rispetto agli animali in piedi. Nei momenti di riposo almeno l'80-90% della mandria deve essere coricata a ruminare. E questo fa parte del time budget della vacca. Bene, spero che questo video sia stato utile. Ora andiamo in altre stalle.